Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing. Ciao ragazzi. Oggi nuovo video, visto che ce l'avete chiesto in tanti. Dedicato. Dedicato. Quindi sarà un video dedicato allo Zig Rig regolabile. Ce l'avete chiesto in tantissimi. Parecchi. E noi non lo pratichiamo, non la pratichiamo la pesca Zig, però ce l'avete chiesto e quindi vi facciamo il video. Esatto. Quindi in questo video vedrete un attimo come la montatura, perlomeno come, essendo una pesca che noi non facciamo perché non peschiamo a Zig, no. Però visto che veramente in tanti ci avete scritto in merito a questo per capire come fare la montatura, come si pesca, come ci si approccia, sì. Ci siamo un attimo informati in base alle conoscenze che avevamo e, esatto. E proviamo a fare il video. Esatto, quindi video dedicato allo Zig. Via! Allora ragazzi, adesso vi faccio una piccola premessa, appunto, prima di che poi Max vi mostri un po' com'è la montatura. Allora, noi adesso vi mostreremo lo Zig regolabile. Perché regolabile? Perché ovviamente se, come in questo caso, peschiamo in uno spot dove le profondità non sono diciamo 15, 20, 25 metri, ma abbiamo 3-4 metri d'acqua, ma vogliamo pescare a mezzo metro, con quello che adesso vi faremo vedere c'è la possibilità di regolare appunto l'altezza del vostro innesco, quindi andare a mezzo metro, un metro e mezzo, due metri, quello che volete. Adesso qui sappiamo che la profondità che abbiamo visto ovviamente con l'eco scandaglio arriva più o meno tra i 3 metri e mezzo, 4 metri in alcuni punti, quindi adesso Max vi mostrerà appunto come fare la montatura e vi faremo vedere ovviamente quello che abbiamo preso noi per fare la montatura, perché magari ci sono anche altri kit in giro, non lo so, quindi sì, ne abbiamo preso questo. E basta ragazzi, vi lascio la parola a Max che vi fa vedere come si fa la montatura e nel frattempo cercheremo di mostrarvela al meglio possibile. Allora ragazzi, per pescare con lo Zig Rig regolabile serve ovviamente il kit per lo Zig Rig regolabile. Noi in questo caso abbiamo preso quello di corda, che ne fa due, fa la versione large e medium, large per andare a distanze più elevate, medium per stare un po' più corti. Ovviamente, come tutte le cose ragazzi, sul mercato ci sono più marchi che fanno questo tipo di prodotto. Noi però, come sapete, ci siamo affezionati a corda perché ci piace molto il materiale che fa corda, quindi siamo andati a prendere la versione large. Dopodiché ci servirà un filato di varie misure, ovviamente di vari diametri. Noi abbiamo preso lo 0,25, però ci sono altri diametri e ognuno prenderà quello che appunto pensa possa andare bene per quella sessione, per quel tipo di pesci, per quel tipo di ambiente. Dopodiché ami, semplicissimi ami, ok, io in questo caso uso i Kamakura, piombo e la pesca Zig ovviamente è una pesca che si pratica con la pop-up, quindi una pop-up di qualsiasi tipo, gialla, rossa, quello che volete, o altrimenti le classiche spugnette che in questo momento io ho rosso, rosa e giallo, ma chi fa questo tipo di pesca consiglia anche di utilizzare la spugnetta nera, che sembra che vada molto molto bene. E se non mi ricordo male, proprio qua quando abbiamo fatto il video qualche anno fa, l'anno scorso non mi ricordo, con le pop-up nere eravamo riusciti a catturare, quindi oggi non ce l'ho il nero, ma non importa. Adesso entriamo nel dettaglio su come si costruisce il terminale, di come si attacca lo Zig Kit direttamente dalla canna e andiamo a vedere tutti i vari dettagli su come si monta appunto, e faremo come per l'altra volta sul video del plumbing e del marker, se non l'avete visto vi invito ad andarlo a vedere, faremo finta di essere qua sott'acqua e andiamo a capire che cosa succede sott'acqua quando andiamo a muovere il filo dal mulinello e come si presenterà appunto il rig e tutto il kit in acqua. Siamo pronti? Sì, bene, partiamo. Allora ragazzi, mi sono dimenticato prima di dirvi che per fare questo tipo di pesca ci servono anche i pop-up foam, ok? Le chips, quelle PVA PVA che si sciolgono, ok? E sono molto importanti perché in fase di lancio, poi vi faccio vedere come si attaccano sul kit, perché sennò andremo ad aggrovigliarci tutto, ok? Perché non sarà un classico rig di 20 cm, ma qua si parla di 90 cm, quasi un metro di terminale, che appunto adesso andiamo a vedere. Allora, non è nulla di chissà cosa, è un classico nodo senza nodo, fatto appunto con il filo per lo Zig. Come vedete ho preso un Kickers, ne ho tagliato un pezzettino
e l'ho inserito direttamente nella parte finale dell'amo, come si fa normalmente. L'unica cosa che questo non è più 20 centimetri, 15, 18 come solito, ma andiamo quasi al metro, ok? Di solito 90 centimetri, un metro potrebbe essere una misura giusta, però nulla toglie che si può fare anche di 50 centimetri, 60 centimetri, quindi io qua sono stato su circa 90 centimetri, adesso poi perderò qualcosina anche per fare il nodo. E basta, direi che adesso andiamo a vedere come si monta il tutto sulla canna e andiamo a vedere alcuni accorgimenti. Bene, ok ragazzi, allora andiamo a vedere che cosa c'è nel kit dello zig regolabile. Il nostro galleggiante misura L, e subito vi faccio vedere appunto questo piccolo quadrato che c'è stampato, diciamo, sul galleggiantino, dove andremo ad attaccare il nostro amo tramite appunto le chips di foam, ok? Dopo però andiamo a vederlo meglio. Poi abbiamo il piccolo braccio, ok, che ci collegherà alla lenza madre della nostra canna e appunto ci permetterà tramite una girella a sgancio rapido di attaccare il nostro piombo. Adesso vado ad attaccarlo, e fornito nel kit ovviamente, allora vediamo di attaccarlo, perché eccolo qua, fornito sempre nel kit ci sarà questa piccola guaina che ci permetterà di andare a sigillare un po' il tutto in modo che il piombo non si vada a staccare. Dopo, che cosa troviamo dentro ragazzi? Troviamo una girella e un anti-tangle, che questi ci serviranno per collegare il nostro terminale. Adesso andiamo a montare il tutto. Il terminale ce l'ho qui, quindi cosa dobbiamo fare? Allora, intanto bisogna prendere il filo della canna, Cri, quindi ti chiedo di seguirmi, perché dovremo... Allora, filo della canna. Ovviamente io qui avevo ancora la mia asola per i sacchettini pronti in PVA, ma in questo caso non mi servono, quindi vado a tagliarla via. Tutto in diretta, ragazzi, perché... Opla! Perfetto. Filo lo buttiamo qua. Tengo la forbice che non si sa mai e via. Allora, per prima cosa, signori, andiamo a far passare il filo della nostra lenza madre dentro l'occhiello appunto del... Ho saltato qualcosa di grosso intanto, Green. Dentro l'occhiello del braccio che ci viene fornito. Quindi, non so se si riesce a vedere, Cri. Sì, ma vabbè, è una cosa stupidissima. Ok, eccoci qua. Ok? E questo ricorda tanto plumbing e marker. Oh no, Cri? Sì. Il video che avevamo girato. Benissimo. Adesso, cosa faccio? Il galleggiante, ovviamente, in acqua dovrà stare così, rivolto verso l'alto. Quindi vado a inserirlo dalla parte più piccola, faccio andare su il filo, perfetto, quindi resterà così, quindi il filo entra dalla parte più piccola e vado tramite un semplicissimo nodo a collegarmi alla girella che appunto ci viene fornita. Adesso facciamo un classico nodo, ragazzi, ognuno fa quello che più gli piace. Eccoci qua, ok, tagliamo qua e via. Adesso che cosa succede? Adesso che cosa succede? Che vado a inserire la girella dentro al mio galleggiantino, perfetto, e quindi siamo in questa posizione. Ora prendiamo il nostro terminale, ragazzi, che abbiamo detto prima essere lungo più o meno dai 90 ai 100 centimetri, e andiamo a fare un bel asolone classico, ognuno come meglio crede. Ok, perfetto, andiamo a far passare dentro il filo. Ok, vado a inumidire
E voilà, siccome sto pescando con un filo molto leggero, perché è uno 0,25, bisogna stare attenti a fare bene il nodo in modo che non si spacchi poi, perché non è uno 0,40, ok? Benissimo, adesso vado su, no, mi serve la mia guaina che avevo qua prima e mi serve l'ago, la guaina Cri l'ho persa, no, eccola qui. Allora vado a inserire la guaina, l'antitangle in questo caso, perché è proprio un vero e proprio antitangle. Ok, faccio scorrere un attimo, benissimo, riprendo il mio, adesso lo tolgo un attimo che vado meglio. Allora, classica girella sgancio rapido, come la Garon Rig. Bravissimo, esatto, faccio salire l'antitangle, chiudo qui e Cri, ci siamo. Mi alzo un attimo perché così lo facciamo vedere, ma è finita. Ok, quindi facciamo rivedere un attimo. Sì, allora partiamo da qui. Allora abbiamo il manicotto che appunto ci permette di legare il piombo, il nostro galleggiantino che poi servirà a alzare o ad abbassare il nostro terminale, e Cri, terminale che come si può vedere è abbastanza generoso perché siamo sui 90-100 cm circa. Ok, adesso scendiamo di nuovo per terra e facciamo finta di essere in acqua, andiamo a capire che cosa succede. Attenzione ragazzi, non so se avete notato, è tornato il mio amico Straccetto, perché andremo anche in questo caso, come appunto nel video che abbiamo fatto sul marker, a capire le distanze e le altezze a cui stiamo pescando. Scendiamo in acqua. Ok ragazzi, siamo sott'acqua. Cosa succede? Abbiamo lanciato, questo cade in acqua, ok? Quindi avremo il nostro braccio qui con il piombo che ci tiene giù. Dopodiché, ovviamente, finché non darò filo, noi vedremo che la pop-up ovviamente si alzerà, ma non ci importa per adesso. Noi cosa faremo? Andremo subito a tirare fuori filo in modo che il nostro galleggiante venga proprio fuori dall'acqua, cioè dobbiamo vederlo con gli occhi, sia la pop-up sia il galleggiante, che emergano, ok? Quindi molti quando fanno questa pesca, che ovviamente pescano a lunghe distanze, si muniscono di un buon binocolo, perché ovviamente non è facile andare a vedere con l'occhio così a 100 metri, 80 metri, 90, adesso non so se anche a 100 metri pescano, però non è facile andarlo a vedere, quindi si muniscono di un buon binocolo e riescono a vedere. Noi ovviamente oggi non peschiamo a 80 metri, ma pescheremo qua davanti, quindi riusciremo tranquillamente a vederlo, anzi Cristian il regista magari dopo con lo zoom cercherà anche di riprendere. Comunque questo lo vedremo affiorare a pelo d'acqua insieme alla pop-up. Ora che cosa dobbiamo fare? Tramite il nostro mulinello, ok, tramite la nostra frizione, io mi sono segnato con il piccolo straccetto sulla canna 50 cm praticamente da l'ingresso del filo in bobina a qui, ok? Quindi una volta tirato, che appunto lascio venire tutto su il galleggiante a pelo d'acqua, io inizio a tirare il filo indietro in modo che il galleggiante, che prima era a pelo d'acqua, inizia a scendere. Ora bisogna aspettare che, perché questo scenderà subito, ma la pop-up resterà a galla perché abbiamo uno spezzone di quasi un metro. Non appena ragazzi la pop-up scende sotto il pelo dell'acqua, da lì andremo a farci la misura con cui appunto pensiamo di pescare. Quindi più chiudo la frizione, più filo mi entra, ovviamente sempre calcolando i miei 50 cm, perché io so che il fondale è di 4 metri, benissimo. Voglio pescare a 3,50 m, faccio solo una passata di mezzo metro e so che se questo è il pelo dell'acqua, quando la boilies va giù, io faccio rientrare 50 cm e la boilies
sarà in pesca a 50 cm sotto l'acqua, sotto il pelo dell'acqua. Voglio andare sotto un metro? Allora farò un'altra passata di altri 50 cm. Ma adesso ci spostiamo in pesca e lo vediamo. Allora, adesso, come dicevo prima, dobbiamo andare a mettere il nostro amo attaccato al galleggiantino, perché sennò ovviamente tutto questo terminale si andrebbe a intorcolare su se stesso e non saremo mai in pesca. Quindi prendo una chips, la bagno e la vado ad attaccare proprio su il quadratino famoso, ok? Dopodiché prendo il mio terminale e glielo vado a inserire così. Per essere più tranquillo, ragazzi, bagno un'altra chips, perché tanto queste poi sono a scioglimento rapido e si scioglieranno, ok? E eccoci qua. Quindi qui adesso non si può più arrotolare su se stesso, perché comunque siamo attaccati e non ci sono pesi, che può essere la boiless o appunto il galleggiante, che possono andare ad aggrovigliarsi sopra se stessi. Bene Cristi, sei pronto? Facciamo il nostro primo lancio a zig rig regolabile. Ok, perfetto. Allora, come si vede dalle immagini, ragazzi, abbiamo il nostro galleggiante e subito vicino a sinistra c'è la pop-up gialla. Penso che riuscite appunto a vederla tramite l'immagine. E cosa faccio adesso io? Chris, seguimi un attimo. Allora, innanzitutto metto il filo in tensione, ok? Dopodiché, pian piano, ok? Vedete qua il segnalino, ragazzi? Io adesso che cosa faccio? Tramite la frizione, che la apro un pochettino, mi prendo con il pollice qua proprio la mia prima distanza, ok, e accompagno e faccio andare giù il galleggiante, ok? Quindi accompagno, perché ovviamente è nato tutto in tensione, quindi c'è bisogno di accompagnarlo. Adesso devo stare attento che la boiless, che io vedo che è ancora in superficie e non c'è più appunto il galleggiante che ha iniziato a scendere, devo stare attento quando inizia a cercare di scendere sotto il pelo dell'acqua, perché da lì allora calcolerò veramente la distanza e quindi il metro, perché voglio pescare a un metro sotto la superficie dell'acqua. Allora, adesso è ancora lì la boiless, la vedo, accompagno un attimo, vediamo quando tenderà a inabissarsi. Ok, ci siamo. Boh, allora la boiless ha traballato un po', quindi ci siamo. Adesso, ragazzi, prendo la mia prima distanza, ok? Voglio pescare sotto di un metro, quindi andrò a prendere la distanza e accompagno. Vedete che muovo anche il pollice, perché non posso perdere il mio punto di riferimento, perché sennò non so più a quanto sto pescando. Ok, allora 50 centimetri sono andati, prendo altri 50 centimetri, ragazzi. Ovviamente se io lascio il filo poi diventa molle, quindi cerco di tenere tutto in tensione in modo da non perdere i miei riferimenti. Perfetto, accompagno. Ok, sono in pesca a un metro sotto il livello dell'acqua. Vediamo cosa succede adesso. Bene ragazzi, allora abbiamo visto come fare la montatura, quindi a cosa serve, a come montare il tutto e a poi come ovviamente si comporta in acqua. Ora noi oggi non l'abbiamo perché volevamo semplicemente farvi un video per farvi vedere come si fa la montatura più che altro, come ci si approccia poi in acqua, però si può pasturare anche a zig, ci sono delle pasture apposta, ci sono dei sfarinati che invece di stare sul fondo anche con dello spombo tranquillamente li lasciate sopra, lavorano in colonna d'acqua, scendono in maniera molto graduale facendo anche alone con dei dip, insomma la roba, in maniera che la pastura resti nell'altezza dove si sta pescando, perché ovviamente non ha senso pasturare con boiless, pellet nel fondo quando si pesca magari anche a 1, 2, 3 metri di altezza, per esempio. Quindi
Ovviamente se peschiamo a zig dobbiamo anche tenere in considerazione che se vogliamo pasturare dobbiamo farlo ovviamente a una certa altezza. Quindi ripeto, per far questo ci sono dei sfarinati, ci sono delle farine apposta, chiedete dove andate a prendervi la roba da pesca nei vari negozi che sicuramente sanno e vi possono consigliare. E basta ragazzi, spero che ci sia stato tutto e adesso vediamo se riusciamo a prendere anche un pesce. Bene ragazzi, anche questo video si è concluso. Video fatto per la semplice per la forte richiesta che c'è sì, stata. Sì, esatto, perché... forte richiesta che ci avete fatto sui social, ovviamente, ma già da tempo volevate un video sullo zig. Come ha detto Cristian, noi non usiamo questo tipo di tecnica per pescare, però ci sembrava giusto accontentare tantissimi di voi che appunto ci avete fatto questa richiesta. Sì. Il video, come avete visto, parla dall'A alla Z, come vi ha detto prima Cri, quindi tutto quello che c'è da sapere su questo tipo di pesca con lo zig regolabile. Ovviamente ragazzi, tenete sempre in considerazione una cosa: noi non siamo esperti dello zig, noi ci siamo informati, sì, abbiamo preso delle informazioni, abbiamo chiesto e abbiamo elaborato la cosa e abbiamo creato un video. Esatto. Ovviamente chi pratica proprio questo tipo di pesca ne saprà sicuramente di più, quindi invitiamo ovviamente nei commenti di questo video chi ha qualche informazione in più da dare anche agli altri, sì, ben venga. Sì. Magari abbiamo sbagliato anche qualcosa, però non è facile reperire su YouTube anche informazioni che non siano in lingua straniera, quindi esatto, andando un po' intuito, andando un po' a tradurre magari le varie frasi in polacco, inglese, svedese, francese che abbiamo trovato, più o meno penso che abbiamo fatto le cose fatte bene e giuste. Esatto. Alla fine non è difficile perché con lo zig kit che ti danno in dotazione tutto, diciamo che sì, cioè, è così, è facile perché appunto vi dà la possibilità di pescare a più altezze, quindi fare anche varie prove, provate prima un metro, sì, poi perché in teoria, se non sbaglio Cri, chi pesca veramente a zig non regolabile ma a zig rig, ci sono già delle ispezioni fissi che sono in vendita anche da 3,60 m, 2,80 m, 1,30 m, quindi c'è varie misure già fatte, oppure uno se le fa da solo ovviamente, però con questa tecnica appunto dello zig regolabile io posso decidere magari altezza pescare. Sì, magari alcuni di loro avranno il dipper, quindi vedono, ecco, che sono posizionate. Chi sicuramente ha il dipper o magari un barchino con eco scandaglio, insomma, che non sia anche il dipper, ovviamente ha la possibilità di vedere a che altezza saltano le carpe, quindi sì, magari sì, è un po' più facilitato. E quindi ecco, sostanzialmente ragazzi, questa è la pesca allo zig rig regolabile. Speriamo che il video sia stato gradito, speriamo che sia stato abbastanza chiaro. Sì, e sì. Non siamo esperti, l'hai già ricordato, quindi, niente ragazzi, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. E da Cri Max Car Fishing è tutto. Ciao ragazzi. Ciao.